Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sacred. Oggi con me c'è un altro amico mio che avete già visto in un altro episodio, quello che usava il nano, eccolo qui. Praticamente oggi dovremmo fare in realtà la missione più lunga di tutta Sacred, quella della raccolta degli elementi. Ora non so per quale motivo la freccia mi indica che io devo parlare con... Cosa ci fai? Di nuovo con Sharifa. Trova l'elemento dell'aria nel palazzo di ghiaccio di Frostgar. Queste cose però le leggemmo la volta scorsa. Noi dovremmo andare fuori da qua, no? Sì, dobbiamo ritornare indietro e dovrebbe essersi aperto un passaggio nel muro, nella fortezza in cui siamo entrati prima. A posto. Quindi adesso noi ragazzi ci rechiamo qua fuori, perché noi dobbiamo andare a Frostguard, che è una fortezza di ghiaccio che sta proprio qua vicino. Per fortuna il primo elemento, quello dell'aria, è vicino, mentre gli altri elementi, come vi accennai l'altra volta, sono sparsi per tutto il mondo in altre tre zone differenti. Ok. Posso... La cosa brutta di Sacred, ragazzi, è che la freccia, quella della meridiana, certe volte si bugga e questa cosa dà veramente fastidio. Non era di qua che dovevamo andare, no? No, bisogna tornare alla fortezza questa qui prima. Aspetta che allora vengo dove sei tu, aspettami. Ok, andiamo. In realtà sono abbastanza noiose, detto però che sono abbastanza collegate l'una con l'altra, quindi bene o male sono abbastanza lineari come missioni. Sì, sono missioni anche difficili perché ci sono luoghi pieni di nemici. Comunque mo non spoileriamo niente fino a quando non andiamo avanti. Qui niente di che. Adesso la freccia a me indica che dobbiamo andare in alto. No, dov'è che sai che sta qui? Ho visto un oggetto blu. Ma adesso non mi è comparso più, vabbè. Ok, credo che non sia un problema. I nemici sono di livello 28. Tu ce la fai tanto, giusto? Ehi, non puoi farlo! Beh, basta fare così. Andiamo, dai. Questa abilità che ci ha messo addosso, cos'è che fa? Credo di battaglia, ma saltare. 30 secondi. Serve per aumentare l'attacco? Beh, e anche la difesa. Ah, vedi qua hanno ammazzato qualcuno. Che strage che hanno fatto qui i giganti del ghiaccio. Adesso mi sono ricordato, sì, è là fuori che devo mandare. Mamma mia, com'è caduto a pesce questo gambiere del comandante. Mi sa che mi ha dato qualcosa per te da vedere, vediamo. No, per il mago guerriero. Sono buonissime. Queste me le devo conservare per Mickey. Un altro oggetto raro, vediamo. Ah no, speravo che fosse un oggetto che avesse disarmare, però. Posso tornare un attimo indietro? Posso tornare un attimo indietro che vado a comprare quelle pozioni, però che ho visto che sono un po' a corto. Ah. E lì dietro c'era giusto un mercante, quindi... Sì, tu vai lì, tanto tu ti puoi teletrasportare, no? Così io vado leggermente avanti, dai. Sì, una cosa, lì nel muro, poi vabbè, tanto fai. Vabbè, sì, lo so, me lo ricordo. Adesso ragazzi, guardate un po', qua ci sono altri giganti del gelo, bastardi. Qua più andiamo verso, ci avviciniamo verso l'obiettivo, più guardate, sono aumentati di livello anche i nemici. Ecco qua. Qua intanto facciamo delle piccole stragi di giganti. Guardate. Alleluia! Addirittura, oltre a togliergli la mazza al gigante, gli ho fatto saltare in aria una gamba. Alleluia! Boom. Attenzione alla vita, la vita. Alleluia! Questa cosa è bellissima, ragazzi. Io vi ripeto... Prima dell'ultimo aggiornamento di Sacred non c'era questa canzoncina quando si utilizzava il pugno degli dei. È una cosa veramente che mi è troppo simpatica. Alleluia! Boom! Due con un colpo! Ne eliminati due con un colpo, sovrapposti. Lancia con aura degli angeli.
Ma no! Tu l'hai fatto fuori veramente anche tu con un colpo. Ma proprio lentissimo. Cioè il nano ha solo due cose su cui si deve concentrare: cannonata e lanciafiamme. Lancia con aura degli angeli. Cos'è che fa danno? 239-324. E cos'è che fa? Ah vabbè, queste cose comunque le andrò a vendere. Andiamo avanti. Guardate quanti giganti, ragazzi, ci sono vicino alla fortezza di Frostgar. Intanto avete visto amico mio con il lanciafiamme che ovviamente fa le stragi. Lanciafiamme quando toglie? 3000 toglie. Sì. 3000. Al secondo. Però devi considerarlo. Io non so che livello ce l'hai tu le tue abilità. Io ce l'ho al 10. Lanciafiamme. Io le abilità ce le ho. No, livello 8, 9, 6, 6. Però posso potenziarmele di brutto perché c'ho un sacco di roba io da... quando ne stanno qua? Vai, fai la strage, vieni. Madonna, l'ho fatta io la strage stavolta. Madonna! Ragazzi, in questo episodio praticamente mi sento Thor, caccio i giganti come niente, veramente. Non hanno fatto cadere niente questi, possibile? Ok, c'è il momento di curarmi la vita. Guarda che cosa ho fatto cadere. Vieni a vedere una cosa ridicola. A te quando metti la mano sopra la mazza, cosa ti dice? Ti dice spada imprecisa dell'oblio. Sì, me la fa anche raccogliere e dà un'immagine unica, nel senso che non ho mai raccolto armi così. Infatti te la potresti anche raccogliere. Lo so, queste armi sono armi. Sono armi di regola che il gioco non ti potrebbe mai far diciamo usare. Il fatto è che appunto per questo motivo io mi sono messo a disarmare, perché c'è un'arma nel gioco che si ottiene solo facendola cadere dalle mani di un tipo, che può cadere solo con disarmare, capito? Ma questo non lo sapevo. E siccome quest'arma è fortissima, io per quello mi sono messo a disarmare. Bella, questo non lo sapevo. Poi lo vedrai, poi vedrai che arma è. È un'arma unica, non è, cioè vale di più di leggendario, perché non si può trovare in nessun coso. Più del senso. Quelle che hanno la scritta colorata in ocra. Allora, attenzione qua. Boom. Intanto ci avviciniamo a Frostgard. Ah, ma qua sotto noi possiamo andare, questo piccolo villaggio diroccato. Sarà un combattimento. Mamma mia. Tu i nemici sei forte contro gli nemici. I nemici volanti. Il lanciafiamme li prende quelli volanti. Il lanciafiamme prende tutto. Ok, ma vieni qua. Ti ridurrò a tante. Che poi le chiama. Queste sono viverne, però le chiama lucertole in questo punto del gioco. Sì, andiamo avanti, ragazzi. Qua purtroppo questo è sempre stato un bug che non è stato mai curato di Sacred. Che quando si bugga la bussola, poi bisogna, non so, si fanno, ricaricano salvataggi, si fanno cose strane. Comunque mo. No, ma in realtà questa qui è una zona un po'. Noi adesso ci dobbiamo ricordare dov'è che dobbiamo andare, ma credo che ci sia proprio il forte, quindi dobbiamo proseguire al nord. A posto, andiamo al nord. Guardate come diventa. Guardate la tempesta di ghiaccio, vedete un po'. Dov'è la tempesta di ghiaccio? Adesso se vieni qua si vede che sta più bianco la schermata. Attenzione. Si sente il vento pure. Ok, proseguiamo. Sei... Ecco un altro. Altri giganti. Vedi? No, io invece, guarda, per caso l'ho scoperta. Che si potevano ottenere le armi uniche, che hanno solo i personaggi. Allora. Oh! Allora, noi dobbiamo andare di qua? Sì, uguale. Qui tutte le strade portano... Ah, ecco, lì è che dovevamo andare, sì. Ma guarda lì che bel ricchietto. Ah,
Lì c'è il drago di Frostguard! C'è il drago di Frostguard più avanti! Allora adesso mo spieghiamo anche questa cosa. Ragazzi, molto spesso vicino agli elementi ci stanno anche i draghi leggendari. Noi però adesso lo potremo anche ignorare al drago, perché tanto quello, la cosa che dobbiamo prendere, se non mi ricordo male, è qua dentro, che è giusto? Lo vedi? Questo è l'elemento. Ma a me non me lo fa prendere, perché? Quindi avevi ragione te, dobbiamo tornare indietro. Allora dobbiamo tornare veramente indietro. Comunque questo è, ragazzi, l'elemento dell'aria che noi dobbiamo prendere. Mo magari facciamo... Vediamo un po' che cosa succede se torniamo indietro. E lì quello comunque è la cosa che dobbiamo prendere, ragazzi. Bene, ragazzi, abbiamo fatto un bel casino per riuscire a sistemare quel problema ricaricando vecchi save e cose strane. Intanto siamo aumentati di molto di livello. Io sono arrivato al livello 28. E adesso andiamo a prendere l'elemento dell'acqua. Ok. Andiamo, vieni. Scusa, non è l'elemento dell'acqua, è l'elemento dell'aria. Mi stavo sbagliando. Perché qui c'è l'aria, c'è il freddo. Qua intanto a questi non li sto manco cagando. La mia armatura non offre resistenza sufficiente alla magia aerea. Ah, è vero, questi sono danni magici, fanno. Perché sto... No, non devo andare addosso al drago adesso. Cosa? Riescono ad entrare pure dentro le case. Oh, ma sono pericolosissimi sti corsi. Allora. Sì, funziona. Aspetta che vengo a prenderlo. Io mi preparo qui. Elemento dell'aria. L'elemento dell'aria. Ok, è andato tutto bene. La freccia indica di andare giù. Noi facciamo fuori il drago perché... Vediamo, adesso la freccia indica di andare giustamente nella caverna, quindi indietro. Noi adesso andiamo a fare fuori il drago di Frostguard. Guardate un po', ragazzi. Prepariamoci prima, ecco, rafforziamoci e andiamo. Guardate lui, Sislit, il drago del ghiaccio. Poi ti farò seggiare e ti fumerò nella mia pipa. Mamma mia, un drago di livello 30. Bastardo lungo cornuto. Madò, mi aveva tipo stordito. Mi vedo fermo. Ecco, non posso muovere di me. Non è che sia stordito, è che ti ha ucciso. Possibilità di sopravvivere quando succede. Alleluia! No, mi ha stordito. Di nuovo. Vedo le cose che mi girano attorno, le stelle attorno alla testa. L'hai ucciso tu. Andiamo, sì. Bene, ragazzi, allora noi abbiamo preso il primo elemento di 4. Che poi in realtà non sono 4. Vabbè. Andiamo avanti. Dobbiamo andare qua giù. No, adesso si torna giù. A me adesso si è aggiornata la cosa. Mi fa vedere che bisogna tornare giù. Vieni qua che c'è una sorpresina. Vediamo. Quando ammazzi il drago, ti dà una runa. Quella runa. Vediamo dove va. Beh, non funziona. Ah sì, funziona. Che posto è? Ah, è qui che dovevamo andare. Aspetta, vediamo dove siamo perché voglio capire. Allora, aspetta un attimo. Ah, siamo già vicini al secondo elemento. Gli elementi da ancare, l'elemento del fuoco. Allora, ragazzi, praticamente noi adesso dovremmo andare ad Alakzabak Nokdrako, che è nelle montagne nere, a
Questo cos'è? Ovest? No, est, ovest. È ovest, sì. Mi fido della tua pronuncia. Comunque sì, dobbiamo andare lì. Questo si può dire che è il primo elemento, diciamo, serio, nel senso difficile, rispetto a quello del ghiaccio, quello dell'aria che era una cavolata in mano. Il vero è quello dell'acqua che è una cavolata, cioè... Poi, vabbè, sì, sia vedete... diciamo l'ultimo e il primo sono una cavolata, quelli che stanno al centro sono più difficili. Sì. Poi diciamo che c'è una specie di segreto per raggiungere quello dell'acqua. Vabbè, poi lo facciamo. Allora, qui a un certo punto c'è una salita qua sotto, mi ricordo, che ci permetterà di andare lì. Noi una volta che comunque entriamo ad Al-Aqsa Bakhnok Drago, salviamo. Che pronuncia, ragazzi? Attenzione, i troll del fuoco. Ma come sono resistenti sti cosi? La vita, attenzione, eh. Okay. Sì, ma... Ho le pozze sempre accese. Ecco. È lì che dobbiamo salire. Giù. Mamma mia! Quanti nemici che ci sono qui! Mamma mia, che strage! Che hai fatto! Un pelo non faccio di male. Ma il danno è violentissimo. Che cosa fare? Proseguiamo. Ah, io sono aumentato di livello. Aumento disarmare. Armatura. Disarmare di nuovo. Aspettami. Anzi. Sto facendo un po' di. Ammazza l'orchetto. Tu hai ammazzato qualcuno così, vabbè. Qua avremmo potuto usare il cavallo, però è qui che dobbiamo salire. Eia. Ok. Sento l'eco delle mie cannonate. Perfetto. Posso procurare anche il danno con il fuoco? Vediamo io come sono messo a resistenza con il fuoco, giusto per capire. Ma qui tanto la resistenza, l'importante è non farmi colpire. 296, buono. Eccoci qua, nei territori lavici di Al-Aqsa Bakhnok Drago. Poi mi ci vorrà un mese per imparare a pronunciarlo. È difficile, eh? Attenzione, guardate un po' quanta lava, quanto fuoco. Siamo passati dal ghiaccio al fuoco in pochissimo tempo. Ci prenderemo un brutto raffreddore. Domani il gladiatore con la febbre, tipo, no? Un'escursione termica devastante. Ehi, non puoi farlo! Aspetta, noi siamo in argento e non lo sappiamo. Com'è che siamo? Com'è che siamo in argento? No, io non so perché siamo in argento, cioè nel senso... Non so quando è che passammo in argento, sinceramente. Perché so che a un certo livello... Prendi questo! Provi armi. Strano però che muoiono anche se hanno la resistenza al fuoco sti fossi. Ma perché sono violentissimo io, cioè è poco da fare. Non dovevamo andare da giù, sì. No, è qui. È su? Sì, perché lì tipo la strada è impraticabile. Vediamo. Se vedi la mappa lì non puoi passare perché c'è la lava. Ok, ho visto già la statua del drago. Guarda, una viverna grossa. Tu l'hai eliminata subito. Signora.
aspetta che arrivo. Ok, perfetto, vediamo quanto tempo siamo, giusto per renderci conto. Ok, entriamo qua dentro. Questo cos'è, il baule delle robe? Sì. Ah, e c'ho i famosi occhiali da sole, io. Quelli che abbiamo trovato grazie a me. Occhiali da sole firmati. Carisma più 18. Raggio di illuminazione aumentati. Sì, vabbè, però che cosa fanno in realtà? Sono fighi, li tieni. Sono unici. Ecco, mettiamoci gli occhiali da sole. Ma giusto per vedere, resistenza da 1214. Cioè, mi diminuisce di brutto la resistenza. Vediamo. Ah, lo vedi con gli occhiali da sole. Ma sei figo con gli occhiali da sole. Vedi che forte. Ok, togliamone adesso. Ok, mo fammi ricordare, perché se non sbaglio, sì, mo c'è da fare ancora un altro po' di cose. Sì. Vediamo dov'è che sta l'uscita prima di tutto. Perché ragazzi, non è finita qui. Questa, diciamo che, come possiamo dire, è un rifugio che sta dentro la montagna, no? Dentro le montagne nere. Però il nostro elemento del fuoco in realtà si trova molto più lontano di queste, molto più lontano in queste gallerie. La mia destinazione deve essere ormai vicina. Ok, basta, ci fermiamo qui. Nel prossimo video, ragazzi, quindi vi faremo, cominceremo con l'elemento del fuoco. E finisce qua questo video. Una dimostrazione, il fuoco. Ecco, questa è una dimostrazione del fuoco.